Non avevano paura di essere riconosciuti e assaltavano farmacie e supermercati a volto scoperto, nascosti solo parzialmente da cappellini e occhiali da sole, ma armati di pistola che non esitavano a puntare alle vittime impotenti. Esercenti più tranquilli ora a Conversano, dopo che i carabinieri hanno fermato i due presunti autori delle rapine, Patrizio Ottomano e Giovanni Monno, entrambi 22enni di Bari, accusati di aver messo a ferro e fuoco a settembre scorso gli esercizi commerciali della città. Sono tre in particolare i colpi di cui sono accusati due coetanei, che avrebbero preso di mira due farmacie e un supermercato. La prima rapina è stata commessa il 10 settembre nella farmacia di via Vavalle a Conversano, pochi minuti prima della chiusura. Dopo aver puntato l'arma al titolare, i banditi riuscirono a farsi consegnare l'incasso, circa 300 euro, per poi dileguarsi a piedi per le vie del centro. Gli altri due colpi sono stati messi a segno lo stesso giorno, a pochi minuti l'uno dall'altro. Il 18 settembre scorso, sempre verso l'ora di chiusura, i rapinatori assaltarono prima un'altra farmacia che si trova in via Mucedola, dove arraffarono i 600 euro contenuti nella cassa, poi il supermercato di via Guicciardini, 20 minuti più tardi, con un bottino molto più cospicuo, circa 3.000 euro. Tutti i colpi messi a segno con un'incredibile disinvoltura, indifferenti della presenza di molti testimoni. I due contavano probabilmente sul fatto di non essere conosciuti a Conversano, ma non avevano fatto i conti con le telecamere di videosorveglianza dei negozi assaltati. È proprio grazie alle immagini registrate dagli occhi elettronici che i carabinieri sono riusciti a risalire alla loro identità, ritenendoli gli autori delle rapine. I due giovani, dopo essere stati rintracciati, sono stati condotti nel carcere di Bari.